Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video e oggi finalmente dopo tanto tempo voglio tornare a parlarvi di una cosa che io amo, ossia la GoPro. Sono stato colto in questo momento un po' particolare della nostra vita per fare un passaggio, quello di passare dalla GoPro Hero 7 alla GoPro Hero 8. Ora, la GoPro io la utilizzo normalmente come macchina, come action cam, come macchina da portare con me per i ricordi più importanti, per dei video di racconto, che siano video vlog, che non necessariamente devo pubblicare o condividere per forza su YouTube, ma possono essere dei contenuti che voglio realizzare per me stesso, per ricordare le mie vacanze. Insomma, la GoPro io la utilizzo proprio come camera tuttofare, quella camera piccola da portare sempre con me. Io ero felice possessore di GoPro Hero 7 e la GoPro Hero 8 aveva qualcosina in più che mi ha spinto ad acquistarla. Questa non è una recensione della GoPro Hero 8, perché di recensioni ce ne sono tantissime ed è passato non un anno ma abbondanti 6 mesi dall'uscita di questa camera. Il mio obiettivo però di questo video era quello di poter creare un kit da poter consigliare a chi vuole utilizzare la GoPro come macchina per vlog. I vlog sappiamo tutti cosa sono, o per chi non lo sa, ve lo illustro velocemente, sono una forma di narrazione, di racconto, di video, dove noi andiamo a raccontare quello che è una parte della nostra vita. Beh, questa è la parte, diciamo, creativa, quindi il contenuto va costruito, va creato. E ci sono tanti modi per poterlo fare, c'è chi insegna questo, chi ha inventato praticamente questo mondo, che è Casey Neistat, un grandissimo youtuber americano. E lui utilizza, insieme a tanti altri grandi youtuber americani, macchine molto grosse. Ha utilizzato per un periodo il GH5. Ma ci sono poi tutte quelle persone, un po' come me, che vorrebbero, che vogliono raccontare la propria vita tramite vlog e che hanno bisogno di qualcosa di compatto, portatile, qualcosa che rientri in una borsetta piccola, perché bisogna scegliere se portarsi con sé uno zaino dedicato all'attrezzatura fotografica e quindi avere tante cose da portarsi dietro, oppure avere una borsettina piccolina, leggera e compatta che non costi neanche tanto, ma che ci permetta di creare degli ottimi contenuti senza perdere qualità in nulla. Ed è per questo che nasce questo video, raccontarvi il kit che ho creato per creare vlog con la GoPro Hero 8. Bene, allora partiamo dal presupposto che per fare vlog con la Hero 8 io ho creato questo kit. Questo è il mio kit per vloggare con la GoPro Hero 8, è il kit dove c'è dentro tutto quello che porto con me nello zaino. Sì, ho uno zaino con cui vado in giro e questa è la mia camera, con il mio cavalletto, con il mio microfono, anzi con i miei microfoni, perché ho due opzioni da consigliarvi, con batterie, camera, faretto, c'è di tutto qui dentro. Eh sì, vi faccio vedere il case, perché oltre a consigliarvelo questa piccola borsetta della Low Pro che è comodissima, essenzialmente tutto questo, quello che ci portiamo dietro, per farvi il paragone con la mia mano, con la mia faccia, questa è la borsetta ed è davvero piccola in confronto a quello che c'è dentro, ma andiamo ad analizzarla. All'interno della borsetta troviamo una GoPro Hero 8. Allora, tutti gli accessori che ho scelto di inserire attorno alla mia GoPro sono tutti originali tranne per i microfoni, perché GoPro non realizza dei microfoni esterni per le proprie GoPro. E questo è il riassunto. Ora, non voglio fare un pippone sul fatto che ci sono tantissime alternative economiche in giro per Amazon, per eBay. Ho scelto e ho voluto creare una configurazione totalmente fatta con i componenti GoPro. Perché sono validi. Tolto per il costo delle batterie, che probabilmente vi posso consigliare tranquillamente delle batterie di altre marche, non per forza GoPro, che hanno la stessa capacità, la stessa qualità dedicate alla GoPro Hero 8, perché per chi non lo sapesse le batterie per la GoPro Hero 8 sono differenti non in forma ma in tipologia di quelle dedicate alla Hero 5, 6 e 7, che rimangono compatibili ma non hanno tutta una serie di funzioni che sono quelle del riconoscimento. Infatti la camera riconosce lo stato della batteria, della carica, se la batteria è compatibile, se è originale e quant'altro. E con le batterie, anche se originali, della generazione precedente, la camera funziona ma ci dà un avviso e ci dice che la batteria potrebbe non garantire la piena funzionalità. Invece ci sono le batterie dedicate alla GoPro Hero 8 che, se fate un giro sul web e spulciate, hanno una bandina blu sul fondo.
Ma veniamo a quello che il kit da cosa è composto. Sostanzialmente il kit montato per fare vlog è questo. Abbiamo il GoPro Shorty. Ora, di alternative come cavallettini per GoPro ce ne sono tante. Io sono un patito di cavalletti piccoli, li ho praticamente tutti. E vi posso assicurare che lo Shorty, anche essendo di plastica, perché di plastica, e questo purtroppo bisogna dirlo, e non costa poco, perché costa circa una quarantina d'euro, ma molto spesso va in promozione anche su Amazon, oltre che sul sito ufficiale GoPro, è uno dei migliori, perché è stabile, è piccolo, è leggero, perché proprio perché è fatto in plastica, e oltre ad essere un perfetto handy grip, ha una piccola asta per poter allungare la nostra camera, e poi diventa un piccolo cavallettino col quale tranquillamente possiamo andare ad allungare anche la nostra camera. Quindi è un 3 in 1, piccolo, leggerissimo, perché è fatto in plastica, lo ripeto, non è resistentissimo ed è leggerissimo, cosa importantissima per questo kit. Poi abbiamo una GoPro Hero 8 all'interno. Ora comincio a smontare a mano i vari pezzi, così ve li mostro. Poi abbiamo tolto lo shorty, ci rimane il corpo della camera, e sopra ho montato un microfono. Allora, quello che adesso vedete montato è un Rode VideoMicro. Una delle alternative migliori che possiamo trovare sul mercato è una delle alternative più economiche. Ora, io a questo microfono ho fatto diverse modifiche. Prima di tutto, questa spugna non è originale, ma è compatibile. Dove l'ho trovata? Beh, ho trovato su Amazon un microfono copia del Rode VideoMicro, che praticamente portava identico, soltanto con una qualità leggermente inferiore, ma portava una serie di accessori. Il primo accessorio che mi interessava era questo: un supporto simile Ricote, quindi un supporto che attutisce un pochino le vibrazioni eventuali del microfono, molto più piccolo di quello originale. È meno funzionale, ma è più piccolo, special modo è meno largo, quello originale è praticamente il doppio ed è molto scomodo da portare dietro, anche perché il microfono è letteralmente piccolo. E insieme in quel kit c'era anche questa spugna che io metto sul microfono, potrete ancoramente non metterla, poi mantengo il cavetto originale. Ora, un'alternativa a questa, che non ho qui con me perché l'ho scoperto da poco, è una versione molto simile al Rode VideoMicro di Joby. Joby è l'azienda che produce i Gorillapod, i treppiedi, quelli con le palline, che io ne ho due o tre dall'altro lato, e ho visto che hanno realizzato una serie di microfoni per vlogging, uno che è praticamente identico a questo e costa meno del Rode VideoMicro, anche se, come detto, con tutte le offerte che ci sono online si possono trovare tantissime alternative. Quindi una è questa alternativa qui, e ve la lascio qui sotto in descrizione insieme al Rode VideoMicro. Ma all'interno della mia borsetta io porto con me anche una seconda opzione per registrare l'audio. Naturalmente sappiamo che, come vediamo, questo microfono porta un jack da 3,5 mm per le cuffie. All'interno della mia borsetta, che è completamente vuota all'interno, quindi non ha divisori, ho questa borsettina qui, poi vediamo il resto degli accessori. All'interno di questa borsetta io ho la mia seconda scelta per la registrazione di audio, perché va un pochino in base a quello che devo fare, ed è il Rode Wireless Go. È un sistema di microfoni wireless, praticamente, dove questo è il ricevitore e va attaccato con il cavetto sulla nostra camera. Voilà. E questo, che è il trasmettitore, può essere utilizzato con un microfono agganciato all'interno, quindi potrebbe essere tranquillamente un lavalier, quindi una pulcetta, oppure questo stesso è un microfono di buona qualità, perché infatti porta il microfono qui sopra e porta anche un antivento che adesso non ho con me, ma questo può essere tranquillamente pinzato, perché ha una pinza qui sul bavero, e il microfono punta in alto e io, senza praticamente toccare la camera, registro un audio ancora più pulito, perché questo è sì un cardioide, quindi registra quello che puntiamo, ma ha una qualità differente da questo, che è un microfono che abbiamo esattamente sotto la bocca. Perché la scelta di microfoni esterni all'interno di questo mio kit per vlog? Beh, perché
GoPro, con GoPro Hero 8 le cose sono migliorate davvero tanto con l'audio in camera. Infatti di base la GoPro Hero 8, ha diversi microfoni, ne troviamo uno qui sulla sinistra, uno qua di fronte e un altro dovrebbe essere... ce n'era un altro forse ed è qui sotto qui. Una serie di microfoni che servono a registrare un audio ambientale più pulito e controllare quelli che sono i comandi vocali. Quindi di base, se vogliamo utilizzare la GoPro Hero 8 così da sola, si può utilizzare e l'audio non è malaccio, ma naturalmente se vogliamo vloggare e creare dei contenuti con una qualità superiore, e l'audio è 50% di questo, dei contenuti video, ricordiamocelo, soluzioni come queste, che non tanto il Wireless Go che costa un pochino in più, ma il Rode Video Micro, beh, oppure l'alternativa che è il Joby, che però non ho provato, sono delle fantastiche, ottime alternative. Non vi consiglio quelli là ancora più economici, perché per uno scarto di 10, 15, 20 euro probabilmente è meglio utilizzare uno di questi. Poi abbiamo detto che la GoPro può essere utilizzata con i suoi microfoni, ma come avete visto la GoPro era contenuta in questo, che è il Media Mode. Questa è la grande novità della GoPro Hero 8, oltre alle novità estetiche che troviamo sul corpo della camera, dove non abbiamo più lo slot sotto per cambiare batteria, ma lo abbiamo di lato. Adesso non c'è lo sportellino perché era montata all'interno del Media Mode. Abbiamo la batteria qui di lato e abbiamo la micro SD all'interno. E sotto, la cosa più bella di questa GoPro è il fatto che ha i gancettini in titanio che praticamente portano in, la GoPro porta con sé il mount GoPro, quindi non c'è bisogno del frame esterno, insomma, per poterla utilizzare. E questo ci permette di inserirla all'interno del Media Mode. Media Mode che è un cage, possiamo definirlo tale. Stacco quest'altra di cui riparliamo dopo. È un frame sostanzialmente che costicchia, ma costa al pari dell'adattatore per GoPro Hero 5, 6 e 7 del jack per il microfono. Come sapete, questa camera non porta il jack per il microfono esterno e per la 5, la 6 e la 7 avevamo bisogno di un adattatore grosso ed ingombrante che costava 90 euro. Beh, oggi ci presentano e ci danno questa per 90 euro, che diventa praticamente uno chassis che non protegge da urti naturalmente, perché è tra le altre cose, quando la mettiamo nel Media Mode perdiamo quella che è l'impermeabilità, perché togliamo lo sportellino laterale che copre la nostra batteria, ma ci permette, andandola ad inserire all'interno del nostro Media Mode, di controllarla e di aggiungere diverse funzioni. Allora, prima di tutto la infiliamo, c'è lo spinotto USB-C che si collega, chiudiamo il Media Mode e abbiamo la GoPro all'interno con il nostro Media Mode collegato. Ora ci porta diverse plus questo Media Mode. Uno è quello di avere un altro microfono, anzi in verità sono altri tre microfoni, 1, 2 e 3. GoPro ci chiederà quale voler utilizzare, se vogliamo utilizzare i microfoni della camera, questi microfoni qui, oppure lasciare la scelta intelligente alla nostra GoPro, perché nel caso in cui parliamo davanti alla camera lui registrerà da questo microfono, se parliamo da dietro utilizzerà questo, se parliamo, e questo qua invece viene utilizzato per l'ambientale. Quindi possiamo sia decidere noi di utilizzare un determinato microfono piuttosto che un altro, oppure farlo decidere alla GoPro. Ma io ho fatto diverse prove da quando la possiedo e il microfono del Media Mode non mi sembra aggiungere nulla al microfono della GoPro da sola, quindi a questo qui per intenderci. Quindi se pensate di comprare il Media Mode per utilizzare questo microfono, probabilmente sbagliate. Almeno questa è la sensazione che ho avuto facendo dei test e delle prove. Mi sbaglierò, probabile, spero, ma questo microfono non mi sembra che migliori tantissimo la qualità. Ma abbiamo altre tre cose fondamentali e importantissime che ci dà questo Media Mode, che sono: numero 2, slit hot show, al quale prima dovevamo affidarci a dei cage di terze parti per poterli utilizzare, e abbiamo dietro uno spinotto jack 3,5 mm, una USB di tipo C perché la perdiamo sul corpo macchina, quindi per ricaricare e scaricare i file, e una micro HDMI per poter lanciare lo stream del flusso dati.
E quindi questa è la composizione della mia GoPro, al quale ho aggiunto un'altra mod originale di GoPro, e queste ne ho di queste proprio ne ho provate tante, ma questa è la migliore, una luce. Allora, GoPro, essendo una action cam piccola, un sensore piccolo, naturalmente fatica con le basse luci, fatica tanto, quindi ad alti ISO si vede tanta grana, e per il vlog c'è bisogno di illuminare leggermente il volto. Quindi con questo LED bellissimo che si carica via USB, è piccolissimo, ricordate sempre il concetto di compattezza, ed è anche potente perché ha quattro funzionalità: la prima, la seconda, la terza che è la Super Boost, e poi abbiamo quella lampeggiante, probabilmente per le emergenze o qualcosa del genere può essere utilizzata, e poi se manteniamo premuto si spegne. Può essere caricata con un cavetto USB-C qui di lato, arriva con questo, con questa protezione in gomma che serve anche da diffusore, perché altrimenti i LED possiamo vederli nudi così. Andiamo a spegnerla, perfetto. Ed è comodissima perché costa, non costa poco. Allora, è prodotta per GoPro da Litra, che è una società che realizza soltanto LED professionali, e costa 50 euro sullo store ufficiale, quindi possibile trovare qualche piccola offertuccia, ma sono accessori che è un po' più difficile trovare non sullo store originale o dai rivenditori ufficiali a prezzi inferiori, ma spulciando un pochino si può trovare, si potrebbe trovare qualcosa, e, ed è la soluzione più compatta e piccola che ho trovato finora sul mercato. Ragazzi, è piccola, ma davvero piccola, ed è super leggera ed è super potente. Questo è l'effetto che fa sul mio volto, spero che si riesca a percepire la forza di questa luce, e dà tra altre cose anche fastidio agli occhi, talmente che è potente se è troppo vicino, e riesce ad illuminare tranquillamente il nostro volto con la GoPro e permettere che non vada, che la permettere alla GoPro di non andare troppo in difficoltà, e possiamo agganciarla sia di lato che sopra avendo due slitte hot show. L'altra slitta hot show naturalmente la utilizzo per attaccare quello che è il microfono, al quale poi collego il cavetto. Da sotto mi tiro giù le due slittine per attaccare quello che è lo shorty, ed ecco qui quella che secondo me è la configurazione perfetta per il vlog del 2020, vlog un po' strano per questo periodo, perché raccontare o fare viaggi in questo periodo è un pochino più complicato, ma anche raccontare la vita di tutti i giorni, secondo me questa configurazione così com'è è perfetta. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, e vi lascio il link in descrizione anche per questo, che è il Rode Wireless Go, sistema di trasmissione wireless utilizzabilissimo anche da professionisti in altre situazioni. Io lo tengo nella mia borsetta, che è questa, di cui vi lascio una Lovo Pro, non ricordo il modello, ve lo lascio linkato in descrizione, e all'interno troviamo in una cerniera un po' di accessori che possono tornare utili. Allora, un cavetto originale GoPro per la ricarica, non si può mai sapere, dovesse succedere. La vite per il mount dello shorty, perché lo shorty di base porta una vite, non porta la vite con farfalla, che è questa, che io in questo caso trovo più comodo per poter inclinare lo shorty. Troviamo poi, porto con me lo sportellino originale, che è praticamente lo sportellino della GoPro nel caso in cui volessi avere soltanto con me la GoPro senza tutti gli accessori intorno. E poi tre batterie. Ora, queste tre batterie che ora vi mostro, sono due compatibili e una originale. Ora, la differenza sostanzialmente è che una è originale e l'altra è compatibile. Il costo naturalmente varia tantissimo, ma entrambe sono compatibili per GoPro Hero 8. Da cosa si denota? Dalla strisciolina blu sul fondo. Quelle originali sono totalmente nere. Queste sono perfette, oltre a questa qua originale, quindi deve essere per forza pienamente compatibile. Queste compatibili vengono riconosciute anche dalla camera come, come batterie per GoPro Hero 8, quindi sono fantastiche, e vi linko in descrizione, perché con loro sono il kit che viene fornito, sono tre batterie ed un caricabatterie, quindi molto ma molto comodo. Insomma, questa è la mia scelta per il 2020
per fare vlog. Con questa impostazione qui io riesco, anzi adesso lo accendo anche così vedete il monitor, in pratica, sì, riuscite a vedere il monitor. Questa è la mia scelta per vloggare nel 2020, probabilmente anche per il 2021, probabilmente, vedremo un pochino GoPro che novità ci darà quest'anno, ma secondo me la GoPro Hero 8 rimarrà un must per parecchio parecchio tempo. Totale della configurazione, qualcuno di sicuro se lo sta chiedendo, tra offerte e quant'altro arriviamo intorno ai 500 euro 550 euro. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, quindi se volete acquistare una GoPro Hero 8 per vloggare non dimenticatevi tutti questi accessori. Insomma, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate se avete delle domande, avete dei dubbi, mi trovate su tutti gli altri canali social, tra le quali Instagram, seguitemi perché lì pubblico un sacco di roba, e non dimenticatevi di visitare il mio sito web, il mio blog, e di andare a vedere tutti i miei corsi disponibili online, lucauletta.com/corsi. Lì trovate tutti i miei corsi a disposizione, ne sto preparando anche altri che usciranno a breve. E cos'altro dirvi? Non dimenticate di iscrivervi al canale, ve l'ho detto. Beh, cos'altro dire? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.